Dottor Simone D'Antonio, qui a Energy Med per il programma Urbact. Ci sono delle novità sulle rinnovabili? Sì, diciamo che il programma Urbact è appena partito con la sua terza edizione, che è uno dei programmi che ha avuto il maggiore aumento di fondi per quello che riguarda lo sviluppo urbano e regionale in Europa, con un 40% in più rispetto alla programmazione precedente, una dotazione finanziaria complessiva di 96 milioni di euro. Il tema dell'efficienza energetica e dello sviluppo sostenibile è uno dei principali, uno di quelli che avrà maggiori finanziamenti all'interno dei network tematici che raggruppano città europee che lavorano tutte assieme su una sfida comune, cercando di trovare delle soluzioni attraverso dei piani di azione locale che coinvolgono non solo i comuni ma soprattutto gli stakeholder locali, quindi le associazioni e i residenti del territorio.